Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Maria, ben ritrovati su queste frequenze per la ventinovesima puntata del ciclo di catechesi di Maria Non Quansatis, e giunto alla terza parte della mh, sezione dedicata all'approfondimento del titolo di Maria come avvocata dell'umanità, ci siamo lasciati e la volta scorsa. <coughs> considerando eh, a, il, il paragrafo 62 della Costituzione Lumen Gentium che abbiamo letto e cominciato a commentare, ecco, lasciando proprio, eh, fermandoci per sopravvenuti ecco, e oggettivi limiti di tempo, al, eh, appunto alla perdurante conversazione, eh, la conclusione del tema. In questa puntata con concludiamo appunto eh, ciò che concerne questo paragrafo della Lumen Gentium e passeremo ad alcune ulteriori considerazioni eh, sull'essere avvocata di Maria, titolo che è eh, strettamente connesso anche al suo essere consolatrice, perché abbiamo visto mh, già nelle prime battute che è appunto il termine che designa. Lo Spirito Santo come eh, nostro interiore paraclito si può tradurre appunto con avvocato e consolatore, quindi questa duplice veste eh, che eh, questo titolo comporta nella, eh, nella figura eh, e nell'attività della Madonna nei nostri eh, confronti. E poi volevo dare uno sguardo ecco, mh, rapido, essendo un pochino mh, giunto il tempo di trarre un po' di, di, di considerazioni e fare riferimento: penso che si possa, insomma, non solo che si possa, ma che si debba fare, ad alcuni passaggi mh, delle apparizioni di Maria Santissima ad Amsterdam, che, come già ho avuto modo di eh, specificare, rientrano tra le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, quindi di cui si può eh, serenamente parlare senza tema, insomma, di dover <ride> incontrare qualche possibile smentita o qualche intoppo, diciamo così. È un argomento che conosco un pochino perché, insieme ad altre apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, tutte riconosciute dalla Chiesa, è stato oggetto ormai da qualche anno, insomma, un po' datato, ecco, di un mio... Piccolo lavoretto anche compositivo, no? andando un pochino a cercare di vedere le linee guida, e che da due secoli a questa parte la Madonna nelle apparizioni riconosciute, quindi si parte da, da Guadalupe, poi si, si va a Rudo Bacca, a Fatima, a Lourdes, quindi grandi diciamo così, snodi ecco, della grande opera di, di intervento, Mariano, di Apostolato, potremmo dire, insomma, Mariano, il nostro. A nostro favore, che fa comprendere eh, alcuni aspetti molto importanti, ecco di ciò, non soltanto che è legato alla figura della, della Madonna, ma mh, eh, al suo compito attuale, e soprattutto, questo non dimentichiamolo mai, perdonatemi se ci torno un'altra volta ancora, eh, al fatto che la manifestazione eh, mariana all'umanità è avvenuta nel tempo e in questi ultimi tempi ha avuto una forte incentivazione. Ecco, per cui, ripeto, il terzo dogma è stato fatto nel 1854, il quarto dogma nel 1950. Speriamo che il quinto dogma arriviamo prima della fine dell'anno 2000, del secolo 2000. Questo non è casuale, d'accordo, perché noi dobbiamo concepire... Io vi prego, cioè questo aspetto è quanto di più importante possa, a mio avviso, all allo stato attuale esistere, anche per comprendere e collocarci rettamente in tante situazioni, in tante cose. Cioè, Dio è Signore della storia, guida la Chiesa e la storia, ma guida anche la Chiesa nella storia a i suoi tempi e i suoi momenti. D'accordo? Quindi, che la Madonna ancora non sia stata dogmaticamente riconosciuta, quindi con dogma come l'Immacolata e come l'Assunzione, corredentrice, mediatrice e avvocata, pur essendone i contenuti, come abbiamo visto e come finiremo di vedere oggi, presenti nella dottrina della Chiesa stessa, vuol dire che c'è un momento che Dio ha stabilito, già lo sa, opportuno in cui questo possa compiersi. Noi, però, la preghiamo ma siamo certi che si compire che, che, che si compirà io sogno ecco qualche cosa di qualche modo collegato al trionfo del suo cuore immacolato insomma no e sogno pure <ride> vogliamo metterci tanto insomma qualche cosa che abbia a che fare con una conoscenza più profonda della bellezza della, della divina volontà ma questi sono sogni di un povero cristiano d'accordo prima ancora che di un povero prete insomma perché eh, Sta di fatto che il cuore Immacolato di Maria ancora non ha trionfato, sta di fatto che eh, la, la, la diffusione, il regno della Divina Volontà universale ancora non c'è stato, sta di fatto che il Quinto Dogma ancora non c'è stato. Quindi siamo in un momento storico così. E, mh, prima di riprendere la lettura mi permetto di dire un'ultima cosa, cioè la mh, comprensione di questa cosa è fondamentale. Allora, anche nella vita della Chiesa, cioè nella vita della Chiesa, facciamo sempre attenzione, c'è la tradizione con la T maiuscola, d'accordo? Cioè ciò che la Chiesa nel corso della storia ha vissuto, ha sempre meglio compreso e a volte ha anche definito, d'accordo? E che viene tramandato di generazione in generazione, d'accordo? E che costituisce patrimonio immortale della Chiesa. Questo patrimonio immortale della Chiesa va chiaramente nel corso del tempo ampliandosi, d'accordo? Se io fino al 1853 dicevo, con il dovuto rispetto, non ci credo che la Madonna non è stata concepita senza peccato originale, qualcuno poteva dirmi: ma no, ma guarda, forse. Ma nessuno poteva dirmi: tu sei eretico. Se lo dico il 9 dicembre del 1854, sono eretico. Capite, cioè, questo. È fondamentale capire questo, capite? La tradizione con la T maiuscola cammina sempre però al passo con i tempi: cioè non cade mai nel non buon tradizionalismo. Io ho sempre detto: io, chiunque mi definisce tradizionalista dice male, io non mi ci sento, non mi ci riconosco. Sono certamente fedele e cultore della tradizione con la T maiuscola, ma capisco benissimo che la storia della Chiesa comincia nell'anno 30 e arriva fino ad oggi e sta andando avanti anche adesso. Lo Spirito Santo sta facendo delle cose buone anche adesso, adesso nella Chiesa così come è adesso, pur con tutti i problemi che ci stanno. D'accordo? I concili sono 21, d'accordo? Voi capite, insomma, i macelli che sono successi... Eh, C'era chi eh, pensa che lo Spirito Santo si è spento dal 1950 dalla morte dei Pio in poi, d'accordo? Invece, c'è chi pensa che lo Spirito Santo si è acceso dalla morte dei Pio dodicesimi in poi, cioè, non comprendendo, io dico, ma io dico San... cioè, come si fa? Cioè, da un punto di vista. Noi dobbiamo capire una cosa, in forza di questo principio che vi sto dicendo, che la Chiesa è una. E che va avanti ma cammina tra le vicende dice il concilio della storia conservando ciò che è da conservare e poi incontrando cambiando anche a seconda dei tempi in cui si vive capite senza che capite senza tradire se stessa mai se io dico che un solo papa in quel corso tutta la storia della chiesa non andasse bene chi pensa che dopo più di 100 fatto il blackout, ma non vanno bene nemmeno tutti quanti i 250 precedenti, perché se uno solo può non andare bene, non va bene nessuno. Se io dico che un concilio non va bene, non vanno bene manco gli altri 20 e viceversa. Se dico che va bene solo uno, non è possibile perché ce ne stanno 20 prima, e viceversa. Capite? La cosa intelligente da farsi è capire, per esempio... Cosa ha detto lo Spirito Santo e cosa ha voluto realmente dire, per esempio, col Concilio Vaticano II? Cosa ci ha detto lo Spirito Santo col pontificato di Giovanni XXIII? Cosa ci ha detto lo Spirito Santo col pontificato di Paolo VI? San Paolo VI. Cosa ci ha detto lo Spirito Santo col pontificato brevissimo di Giovanni Paolo I? Cosa ci ha detto lo Spirito Santo col pontificato di Giovanni Paolo II? Di Benedetto XVI? Adesso di Papa Francesco? Capite? Perché in ogni momento, in ogni momento storico, lo Spirito Santo suscita persone, eh, strumenti, istituzioni, iniziative tali da permettere alla Chiesa di compiere il suo lavoro. Allora è un atteggiamento stupido, sia il tradizionalismo, è stupido, sia il modernismo. Sono due cose stupide, d'accordo? Perché non vanno bene nessuna delle due. Capite perché non, non, la Chiesa non è né l'uno né l'altro, capite? Non è niente di tutto questo qua, è percezione di un organismo già embrionalmente perfettamente compiuto. D'accordo? Perché è, è, come un, è, è come un embrione la Chiesa neonata ma che però deve, deve variare all'età adulta quando arriverà la Chiesa a cent'anni facendo una metafora della vita umana sarà morta quindi che si, si arriva la fine del mondo finisce la storia c'è la risurrezione della carne e c'è la Gerusalemme celeste ma fino a quel momento la Chiesa sta in cammino quanti anni ci avrà adesso la Chiesa nel corso della storia del dell'umanità? quanti? Se 50? 60? supponiamo che debba campare cent'anni a che punto stiamo? non lo sappiamo ma quando una persona spende bene la vita, io me ne accorgo questo, cioè se la spendi bene la vita, è, ma, è chiaro che mano a mano che tu cresci, ogni giorno che tu cresci, ogni giorno che tu vai avanti, eh, migliori un pochino. Sei sempre lo stesso, ma vai sempre un po' meglio se cammini bene. Il cammino della Chiesa, no, non dobbiamo avere nessun dubbio che sia fatto in questo modo anche quando passa per momenti, per situazioni, capite, difficili, so come in una vita umana, un una disgrazia, un lutto, un incidente, una caduta, uno sbaglio, un errore, ma si va avanti. Non si deve mai mettere in discussione il principio, però, il l'essenza il, di quello che sto cercando di, di, di dire. no Allora, oggi se qualcuno viene a dire che io non ci credo che la Madonna è corredentrice, noi da buoni cattolici, io l'amo tanto la Madonna, io ci credo che era corredentrice anche adesso, d'accordo? Ma non posso se, una, se un se il mio confratello viene a dirmi: Marona, no, no, io non ci credo che la Madonna è corredentrice, dico, vabbè, fratello mio, eh, no, eh, sei ancora, sei liberissimo insomma di rifarlo. Io secondo me sono queste buone ragioni per crederlo. Poi vedremo. È chiaro che se un papa domani dirà questo, al mio confratello che mi dice così, dico, fratello mio. Ti voglio bene, insomma no, però cerca di fare un attimo attenzione perché se dici questo sei fuori dalla comunione con la Chiesa Cattolica, non lo puoi dire più. Ma adesso non si può, d'accordo? È tranquillo, è tra tranquillissimo. Capisce? Cioè, a mio avviso, la comprensione di questo di questo risparmierebbe tantissime stupidaggini, risparmierebbe tantissime chiacchiere, risparmierebbe tantissime critiche, risparmierebbe tantissime liti, contese, contrasti, tante situazioni. Provate a pensare, adesso non voglio, io mh, per, presumo sempre di parlare con persone intelligenti, d'accordo? sempre, siamo tutti intelligenti, perché il Signore ha il cervello. Quindi si ripensi a, a quello che ho detto e provate a dare uno sguardo, dare uno sguardo in giro, a quello che si legge, a quello che si sente a quello che si vede e basta capite cioè basta cioè. io penso dietro tutto questo cosa c'è che nostro signore guida la storia nostro signore guida la chiesa lo guida lui certo che poi ci sono degli elementi contingenti capite ma il papa stesso con tutto il rispetto che ho ma questo vale per qualunque papa è un, momento è un momento importante, ma è un momento contingente, capito? Perché la Chiesa va oltre la vita e la storia di un pontefice. La bellezza dei successori di Pietro la cogli vedendoli tutti insieme, d'accordo? Siamo tutti un pochino relativi, d'accordo? Tutti. <ride> Quindi, cioè, io sono perfettamente consapevole che la Chiesa ha sempre campato senza di me. E se io sparisco, campa lo stesso, anzi, forse campa pure meglio d'accordo. Io oggi sto facendo questa, questa, questa catechesi perché penso che sia di, di una volta perché me l'hanno gentilmente proposto le suore. Ma se domani mi dico: Corona, eh, grazie per tutto quello che hai fatto, non abbiamo più bisogno del tuo aiuto. Io dico: tranquille, cioè, non mi devi manco di, cioè, capito? Vuol dire che da quel momento in poi, il nostro Signore non, non ritiene opportuno che io faccia qualche catechesi da questa radio. Lo sa lui perché basta, cioè senza offesa, senza rancori, senza, ah, chi lo sa che ho fatto? Ah, mo, ce l'hanno con me. ma Non mi passerebbe manco per l'anticamera del cervello, d'accordo? cioè nella, nella serena consapevolezza che certo noi dobbiamo operare, ma stiamo nelle mani di Dio. Stiamo nelle mani di Dio. Quindi abbiamo fatto queste puntate. Certo che io so, sarei felicissimo che quanto prima la Madonna fosse dichiarata come tale, ma siccome sono certo che se questa è divina volontà, presto o tardi si farà, è solo questione di tempo, ne parlo serenamente e attendo serenamente lo sviluppo degli eventi. D'accordo? <ride> senza eh, papatemi, senza turbamenti, senza catastrofi, senza... Angosce di nessun genere, no? Bene, allora riprendiamo da dove ci siamo firmati la volta scorsa. E, rileggo chiaramente, stavamo nel paragrafo 62. E, la maternità di Maria nell'ordine della grazia perdura ininterrotta a partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione mantenuto senza esitazione ai piedi della croce fino al coronamento eterno di tutti gli eretti. Assunta in cielo ella non ha deposto questa sua funzione di salvezza, ma continua ad ottenerci i doni della sua salvezza eterna, della sua eterna mediante la sua molteplice intercessione. Quindi l'essere avvocata di Maria, abbiamo visto, no? Funziona anzitutto in maniera simile a suo figlio Gesù Cristo. San Paolo ci ha detto: seduto alla destra di Dio, intercede per noi. Abbiamo un avvocato presso il Padre, rincara San Giovanni, Gesù Cristo è giusto. E che cosa fa Gesù Cristo è giusto presso il Padre? Presenta al Padre le sue piaghe e gli dice, Padre, per quello che io ho sofferto per loro, fai grazia e misericordia all'umanità. Cosa fa la Madonna, come fece a Cana di Galilea? Padre, per come io ti ho servito, per come sono stato tuo servo fedele e obbediente, per l'amore che ho avuto verso tuo figlio, per averlo imitato in tutto, per averlo seguito in tutto, per aver sofferto con lui per questi tuoi figli. Fai grazia e misericordia ai miei figli. Eccolo qua, la prima. Con carità di madre si prende cura dei fratelli del suo figlio che sono ancora pellegrini. Ecco qua. Posti fra pericoli e tribolazioni fino a quando non siano condotti nella patria beata. E questo è l'altro aspetto che oggi dovremmo approfondire. Carità di madre si prende cura dei fratelli del suo figlio che sono ancora pellegrini. E qui c'è l'aspetto. Se mi permettete, della consolazione di Maria. Quindi, eh, sapete, no? abbiamo visto che l'essere avvocato eh, si manifesta anzitutto nella funzione che si svolge presso l'Altissimo e poi nella funzione che si svolge dentro la nostra anima, sotto due punti di vista. Ci difende, siamo difesi, il demonio ci accusa e invece Dio giustifica. Ma a volte abbiamo bisogno di essere consolati. Allora, qui eh, dobbiamo assolutamente adesso vedere e approfondire questo eh, ministero bellissimo di Maria Santissima come consolatrice, la Madonna è invocata nelle litanie lauretane, tra le altre cose, come consolatrice degli afflitti. E anche qui ehm, abbiamo una bellissima messa in onore della, della Madonna. Eh, ci sono due messe secondo me che fanno pensare a Maria Santissima Avvocata no? eh, del, dell'umanità la, la principale è Maria Vergine Madre della Consolazione ma abbiamo anche una bellissima messa eh, che mh, ne, ne, ne ripercorre comunque eh, la funzione che è Maria Vergine Regina e Madre della misericordia. Sono due messe bellissime eh, che fanno eh, comprendere ulteriormente la funzione mh, di avvocata e di consolatrice di Maria Santissima, nonché il fondamento ultimo di questo. Perché, perché la Madonna fa questa cosa? Abbiamo visto, è fondato tutto questo nella maternità, nell'ordine della grazia. E la maternità nell'ordine della grazia, che cos'è È un atto di misericordia che la Madonna ha fatto nei nostri confronti, capite? Cioè la Madonna, diventando madre di, di Dio, madre del figlio di Dio, con l'annunciazione, quindi col suo Fiat, eh, ha accettato da quel momento, contestualmente, diventare anche madre di tutti noi. Ora, se diventare madre di, di Dio e madre di, di suo figlio, era eh, la cosa più bella e l'onore più grande che si potesse avere, eh, è diventare madre nostra. È stato un grande atto di misericordia perché noi non siamo mica così buoni e così santi come, come suo figlio. Ci siamo mai chiesti, per esempio, quante lacrime la Madonna ha versato per me? Punto interrogativo. Non solo quelle che ha versato al Calvario, no? Ma ah, anche magari se abbiamo vissuto un tempo della nostra esistenza un po' più lontani, no? E un po' più lontani da, da Dio. Abbiamo fatto un sacco di, di, di peccati. Se abbiamo pensato a quante lacrime abbiamo fatto versare a, a Maria Santissima, insomma, no? che poi nessuno meno di lei dovrebbe versare manco una lacrima, no, allora io vorrei leggervi qualche qualche, qualche cosa, insomma, per esempio, della, della messa di, di Maria, madre della, cons della consolazione. No? E, e vorrei anche poi se mi si permette anche cioè, passare un pochettino a, a, a un argomento un po più profano ma neanche troppo insomma no? c'è cioè, un poeta romano che si chiama trilussa ecco che è una, una, un un l'acronimo di eh, mi pare che si chiamasse salustri il, 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 il poeta Amico del mio bisnonno tra l'altro, che dice una cosa, una cosa bella, che ci fa anche comprendere quanto la Madonna sia importante proprio nel suo ministero di consolazione, e che fa parte del suo essere avvocata, del suo stare dalla nostra parte, capito? Stare da, e anche del suo stare vicino a noi. Cioè, per esempio, in questo tempo, io ne ho parlato nel pomeriggio anche che ho fatto... Nella festa prefestiva del battesimo, quindi contemplando Gesù, cioè che noi ci dobbiamo pensare, Gesù che non soltanto si fa uomo, va a fare la fila davanti a San Giovanni Battista e va a confondersi con i peccatori, attenzione, non va a peccare con i peccatori o a provare i peccatori, ma gli si fa vicino. Cioè, chi vedeva Gesù in fila davanti alla, a San Giovanni Battista poteva pensare, guarda quello. Un bel ragazzo, ma chi lo sa che ha fatto pure questo, eh? a fare la fila davanti a San Giovanni Battista, o davanti a San Giovanni Battista ci andavano noi per quelli che dicevano le bugie e le parolacce piccole, ci andavano peccatori con la P maiuscola a prendere il battino di Giovanni Battista. San Giovanni Battista predicava la conversione, te, 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 te le cantava in tutte le lingue possibili e immaginabili e lui è andato lì a fare la fila. Allora, la Madonna. Sta vicina o no ai peccatori? Sta vicina o no agli ultimi? A chi non se lo fila nessuno? Per esempio, questo è uno, mi perdonerete: dei messaggi chiarissimi che lo Spirito Santo sta mandando attraverso questo pontificato, ma non solo attraverso questo pontificato, la Chiesa di oggi: l'importanza dell'essere vicini, del dare segni di vicinanza, di presenza, di amore, di misericordia. Se mi posso permettere una piccola lettura. Questa è una lettura mia personale, no? Anche per nell'ottica di quello che ci stavamo dicendo prima, d'accordo? Come mai in questo momento si fa questo? C'è cioè, questa attenzione, forse a volte anche un po' eccessiva, vabbè, forse a volte anche un po' eccessiva, a questo tema, ma ce lo siamo mai chiesto? prima di sparare a zero e di criticare, di fare no, questo, 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 questo e quella. Allora, Ma pensiamo adesso a, a, alla situazione generale che c'è adesso in giro. La gente in chiesa non ci va più, d'accordo? Stiamo nel pieno indifferentismo, specialmente in Occidente, quando non una certa ostilità, proprio non gli è proprio più importa niente a nessuno. Ok? Poi c'è stato negli ultimi purtroppo anni il fenomeno... Di problemi grossi e pubblicizzati, gravi. E se mi permettete quello che ha detto Papa Francesco nell'udienza del 21 dicembre, io lo dico da anni: mo mi faccio bello dietro le parole del Papa. Quando dice: Qualcuno si è lamentato che i giornalisti hanno fatto. Eh, hanno, fatto, hanno ingigantito le cose per andare contro la chiesa e invece sono una piccola minoranza i casi della chiesa il 5 nei confronti del mondo intero sapete che ha risposto ha risposto numero uno io non so niente io li ringrazio che questa cosa esca fuori perché ce ne possiamo liberare ma numero due se fosse un caso solo di uno in tutta la Chiesa Cattolica, in tutta la storia, solo un caso di questo genere sarebbe troppo. Andatela a risentire, sta, sta, sta in giro su YouTube. Eh? Io quando ho sentito quelle cose, sono un po', da, lo, so, lo dico da anni questo qui, da anni. Perché è inammissibile una cosa del genere. Inammissibile, inammissibile. Ora, però, capiamo che tutte queste cose hanno minato dalla radice la credibilità della Chiesa. Anche se sono state amplificate, e come recuperi credibilità con la coerenza evangelica e dando un grande messaggio di amore e di misericordia verso tutti? Se no, non ci torna nessuno alla Chiesa, stanno soltanto a criticare, a sbattere, a sbattere fango, eccetera, eccetera, e continuano a stare lontani. Capite? Io la vedo così e quindi cerco di prendere questo esempio d'accordo come dire come bussola anche del mio cammino di sacerdote e del mio stile di sacerdote il resto le cose le chiacchiere non mi interessano d'accordo questa è la cosa importante ora allora, in questo momento e capite il Papa proprio quest'anno ha fatto la festa, abbiamo parlato anche solo del buon consiglio, di Maria, madre della Chiesa, la maternità. Ma la madre, chi è la madre? La madre la, è, 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 è quella che ci vuole bene, la madre è, è l'immagine dell'amore, la madre è, è l'immagine di quella che sta sempre vicina al suo figlio, ma se la madre ha un figlio delinquente, d'accordo? A me mia madre, mia madre, mia madre terrena, mi raccontava sempre un episodio successo nel corso della sua vita, che ci fu un processo di adesso non mi ricordo di un mafioso di un il brigante giuliano, qualcosa, non mi ricordo no e lei mi raccontava che aveva assistito alla sentenza di condanna di questo criminale questo era un criminale d'accordo adesso ieri hanno arrestato battisti era un criminale questo qui era un, era, era, era un criminale ma la madre presente alla sentenza si è messa a piangere e diceva è figlio mio perché Quel criminale, d'accordo? C'è una madre. La madre non è che dice questo è buono. Non è buono. È, è bene che vada in galera, ma è figlio mio. Ecco la vicinanza, ecco la misericordia autentica. Ecco la consolazione anche della Madonna. Ecco il messaggio che uno deve dare. L'avvicinarsi a un peccatore non è dirgli bravo, continua, anzi ti do pure la laurea. No. Ma è dire Nonostante tutto quello che fai, tu c'è un'anima creata da Dio che è cara ai suoi occhi e quindi, essendo cara ai suoi occhi, è cara anche a me. Questo significa. Allora, mi leggo qualcosa del, di Maria Vergine, Madre della, della Consolazione, l'orazione: colletta O padre, che per mezzo della Vergine Maria ha mandato al mondo il Consolatore promesso dai profeti, ma anche Gesù è stato un grandissimo Consolatore no? Gesù Cristo tuo figlio, per sua intercessione, fa che possiamo, attenzione, ricevere e condividere con i nostri fratelli l'abbondanza delle tue consolazioni. Le consolazioni, essere consolati. Quanto desideriamo essere consolati? Quando stiamo male, d'accordo, qualcuno ci dice una parola buona, una parola di, di speranza, una parola di, di coraggio. Non ti risolve i problemi, ma ti aiuta a affrontarli. Ancora, orazione colletta. Dicevi Padre Santo, i doni alle preghiere che la nostra povertà depone sul tuo altare nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria e dalla partecipazione al sacrificio del tuo figlio fa scaturire per noi la fonte di consolazione e di salvezza eterna. Ah, che cosa sta dicendo? Bellissimo questo qui. Che se ti fai la comunione e entri in contatto con colui che è il consolatore con la C maiuscola Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare, scrive San Paolo, quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, cito a memoria, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Io posso ricevere la comunione, posso ricevere Gesù nel cuore, la Sua dolce presenza, e non vado a portare in giro una parola di consolazione a qualcuno. In noi deve scaturire la fonte di consolazione. Chiunque incontra un idolatro ancora aperto, disposto a, ad accoglierlo, ad ascoltarlo. Ed è un'altra cosa che si dice oggi tanto nella chiesa, l'ascolto, l'ascolto. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate, di lasciarle parlare, di fanno una testa così, di vomitano addosso un sacco di problemi, lo dite a me che sono prete. cioè, <ride> Eh sì, si fa fatica ad ascoltare, ve lo dico io, si fa fatica ad ascoltare. sì. Accorto, perché deve Ma è una gra... un gesto di grandissima misericordia. Quindi magari tu ascolti per un'ora, poi non sai, non hai una parola che gli risolva il problema, gli puoi dire una parola di incoraggiamento e di consolazione. Ma comunque hai prestato un cuore in cui quello si è sfogato, ha manifestato tutte quante le sue cose. Capite? Mi ricordo. Eh... La Madonna, per esempio, sotto questo punto di vista, ma sta sempre pronta ad ascoltarci. Ma chi mai di noi, quando c'è una sofferenza, un'angoscia, un problema, ma perché non andiamo a qualche strada della Madonna, a qualche parte, a sfogarci? A sfogarci? A piangere sulle ginocchia di Maria. L'abbiamo mai fatto? Sarebbe cosa molto buona da fare. Faccio una, un innesto al limite del... del del lecito, insomma, perché stiamo vedendo la, la messa di Maria, Vergine della Consolazione, e passo a Trirussa. Io questa cosa qui me la devo portare, me la devo decidere di portarmela, non so io quando, insomma, no? Sentite che belle parole che dice Trirussa, quando ero ragazzino, mamma mia, mi diceva: Ricordati, figliolo, quando ti senti veramente solo, tu prova a recitare Ave Maria. L'anima tua da sola spicca il volo e si solleva come per magia. Ormai sono vecchio, il tempo mi è volato, da un pezzo si è dormita la vecchietta, ma quel consiglio non l'ho mai scordato. Come mi sento veramente solo, io prego la Madonna benedetta e l'anima mia da sola piglia il volo. Un'Ave Maria detta quando ti senti solo. Chi di noi non si sente mai solo? Ma detta col cuore, no? Proprio gustando, se no a pappagallo, come diciamo noi, ave Maria viene di grazia. Con calma, calma. Te metti vicino alla Madonna e dici una no, bella Ave Maria, con calma, con calma. Prova. Bella, no? E che cosa sperimenterai? Eh. Io prego la Madonna benedetta e l'anima mia da sola via il volo. Mi sento meglio, mi sento consolato. Forse non mi sono, sono risolti tutti i problemi, poi eh, torniamo alla vita reale, torniamo alla vita normale. Ma mi sento meglio, dicono a Roma, meglio con la J dei Juventus. <ride> meglio mi sento. Allora, e sentiamo come sempre: nelle messe del menore della Madonna, la parte più bella è sempre il prefazio. Io quando recito questi prefazzi, veramente va, mi dispiace soltanto che sono finiti, che finiscono troppo presto e che subito comincia al santo, no? Allora, Nel prefazio, come sempre, comincia veramente cosa buona e giusta: renderti grazie, e innalzare a terreno di benedizione di rodi, di e di eroe, di onnipotente eterno per Cristo, Signore nostro. Attenzione a poi cosa dice egli è la consolazione del mondo, Gesù che Maria accolse con gioia e diede alla luce nel suo parto virginale. Attenzione presso la croce del figlio, patì sofferenze indicibili da te confortata con la speranza della risurrezione, che ci fa già capire come mai la Madonna è una grande avvocata e una grande consolatrice, capite perché questi tre titoli stanno insieme, corredentrice, mediatrice e avvocata, il primo è corredentrice. La Madonna è diventata nostra madre al momento dell'annunciazione, eh. ma la Madonna ci ha partorito nel dolore. Apocalisse 12 sotto la croce, come fa a non consolarci. Lei che capite, l'addolorata. No, ecco, l'addolorata. La, la, lei eh, che ha ah, sofferto le pene dell'inferno senza avvertire dentro di sé in quel momento, perché questo il Signore gli ha chiesto questa grande prova, la consolazione. Ma quella dove vede la sofferenza, la madonna parte subito. Anche perché sa che quella persona, chiunque sia, dobbiamo metterci in testa questo: chiunque sia è un'anima, è un uomo, è un essere umano. Quindi per essere corredentrice, ha come dire, maturato un cuore di consolatrice. Poi vedete l'intercessione, no? Quindi. La compassione e l'intercessione. Continua il prefazio. Unita agli apostoli nel cenacolo, implorò ardentemente, implorò, pregò, perché che stava la Madonna lì? E attese con fiducia lo Spirito Consolatore. Lo Spirito Consolatore. Vedete, paratelo. Ed ora che succede? Assunta in cielo, cosa fa? Soccorre e consolano, e consola con materno amore soccorre l'avvocato viene sempre subito in tuo aiuto quando uno sta in casa sta avvocato che facciamo e la è tranquillo tra, tra, tutto, tutto contro il mezzo io e ti consola. consola con materno amore cioè quando noi stiamo affitti no eh, chi cerchiamo cerchiamo la mamma quando la mamma terrena non, non, non ci sta più per quanto uno possa avere 50, 60, beata lui 65 anni, la mamma è sempre una mamma, capite? Perché la mamma fino a quando c'è va tutto bene, poi te ne accorgi quando non c'è, te ne accorgi la mancanza della mamma. Perché una mamma, se io sto male, chiamo la mamma. Quella che mi consola, quella che mi capisce, quella che mi dice una parola buona anche se non me la merito. Quant'è importante che anche noi uomini di chiesa che la chiesa anche qui ripensiamo allo stile alle parole del papa sulla tenerezza sulla misericordia cioè oggi la gente io ne parlavo per tanti anni la gente vive lontana da dio vivere lontano da dio chi si è sentito tutte le catechesi che facevano vuol dire vivere nella morte vuol dire vivere nella disperazione vuol dire vivere nel male d'accordo Qual è il dramma però della gente di oggi che vive così, ma non si rende conto, non se ne rendono conto, non lo sanno che la causa dei loro mari, delle loro tristezze, delle loro sofferenze, delle loro depressioni, delle loro angosce, è che vivono lontano da Dio, anzi loro tutto pensano meno che questo. Allora, come faccio a fargli venire la nostalgia di Dio? Come faccio a fargli venire una piccola idea che forse soffrono perché non stanno lontano da Dio? Come faccio? Ma se quando vengono da me gli faccio vedere quanto è bello l'amore, quanto li consolo, quanto li accolgo, quanto non li giudico a priori subito. Non è che gli dico bravo, sei una persona che vive lontano da Dio, attenzione. Non è questa l'accoglienza. Nessuno mai ti ha mai detto che è questo. L'accoglienza è l'ascolto o la misericordia o la tenerezza. Ma è un mostrare, perché la Madonna così la guarda a quell'anima. Certo, non è che la guarda così, ripeto, per dirgli bravo, continua. Perché chi andrebbe mai a dire bravo, continua, uno che si sta suicidando, a dire continua a suicidarti. Però piano piano dovrò farti capire perché che quello che stai facendo è il tuo suicidio e che Dio ti dice di non farlo perché ti vuole bene. Capito? Non perché ti vuole male o ti vuole privare della gioia e della felicità di vivere. Queste cose la gente oggi non le sa non ci pensa e come facciamo noi a farglielo capire beh che facciamo gli facciamo un sacco di prediche io non fate tante di prediche no ma chi è che ascolta le mie prediche io tante volte mi sono chiesto: chi è che le ascolta chi già ha voglia di ascoltare <ride> ma una persona che non gli ne frega niente non andrà mai a ascoltare una mia predica però può darsi che la incontro per strada <coughs> E attraverso la mia persona, attraverso i miei modi, attraverso i miei gesti, ancora di più che sono un prete, gli faccio scoccare la scintilla della nostalgia. Questo lo posso fare. Anche se non ascolterà mai una mia predica, non verrà mai a una mia messa. Mai. Non so se stiamo capendo, o più che altro, non so se mi sto spiegando. Ed ora, assunta in cielo, soccorre e consola con materno amore. Quanti la invocano, fiduciosi da questa valle di lacrime. Valle di lacrime. Purtroppo questa terra è una valle di lacrime, diciamo nella Salve Regina, orsù Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi. orsodunque Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi, misericordiosi. Nella Salve Regina, che è una preghiera ufficiale della Chiesa, eh? aprite l'inchiridum dell'indulgenza delle dell indulgenze nuovo, approvato dopo il Concilio Vaticano II, troverete che la Salve Regina ha l'indulgenza parziale ogni volta che tu reciti la salve regina lo sapevi c'è l'indulgenza parziale quindi è una preghiera della chiesa e come viene chiamata la madonna in quella preghiera della chiesa o su dunque avvocata nostra è già chiamata così nella preghiera ufficiale della chiesa capite ecco perché dici ma oh, il dogma l'avvocata glielo diciamo tutti i giorni se tu dici rosario almeno una volta al giorno chiami la madonna avvocata perché sta detto della salve regina Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù. Lo, guardate, qui, <ride> e ora assunta in cielo, soccorre il consolo con Materna amore, quanti reinvocano fiduciosi da questa valle di lacrime finché spunterà il giorno glorioso del Signore. Una parte della salve regina, vedete, la liturgia la prende e la fa suo. Quando la liturgia della Chiesa fa entrare dentro di sé una cosa, sappiate che entrare dentro la liturgia della, della Chiesa è la cosa più santa che possa succedere. Perché la liturgia della Chiesa è sacra, capito? Ecco perché un santo canonizzato è una cosa grossa, capito? Perché entra comunque dentro la liturgia della Chiesa, viene ricordato con una memoria liturgica propria, viene nominato durante la Santa Messa un santo, è eh. tanta roba questo qui, è eh, per noi che siamo credenti. Allora andiamo verso la fine, per cui io uno sguardo alla messa di Maria Madre eh, di Misericordia, glielo darei la prossima volta. Pensavo di chiudere oggi questo tema, ma è un tema dolce questo qui. È un tema dolce, ma è anche un tema costruttivo. Perché noi da queste attitudini così divine, così belle della Madonna dobbiamo imparare. E come ho cercato di far comprendere, queste particolari, vedete, non è stato ancora fatto il dogma, no? ma queste caratteristiche di Maria. La Chiesa, in questo momento storico, ci chiede di farle particolarmente nostre. Chi è la Madre dei Misericordi? È la Madonna. Chi è l'immagine della tenerezza, tanto cara a Papa Francesco? Chi è la tenerezza fatta creatura? Chi è? È la Madonna. Chi è? Avete fatto caso che il Papa... Qual è il titolo mariano a cui il Papa dice lui stesso di essere più devoto? Quello di Madre. Quello di Madre. Lui dice sempre: per me la Madonna è innanzitutto madre. La Chiesa cosa deve essere? Ma questo non ti credo. Deve essere madre e maestra. Ma madre vuol dire che deve essere capace di declinare quella forma bella di amore, di prossimità, di vicinanza al femminile, che è il fondamento per cui la Madonna è la nostra avvocata. È stata la parte nostra. Stata la parte nostra, anche quando siamo cattivi, in che senso? Non è stata la parte nostra a dirci bravi, ma è stata la parte nostra a farci vicino, a farsi vicina, a darci un pochino d'amore, perché attraverso quel pochino d'amore che ci arriva, possiamo rientrare in noi stessi e cominciare piano piano a capire che forse qualche cosa dobbiamo cambiare. Ma il primo punto di contatto è appunto la vicinanza prossima, misericordiosa e amorevole. Cosa che la Madonna attua con tutti. A Cana di Galilea gliel'hanno chiesto di intervenire, è intervenuta. Allora, la messa, chiudiamo, no? Eh, la messa di Maria, Madre della Consolazione, dopo la Comunione, dice così, O oh Padre che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali, nel ricordo di Maria, Madre del tuo figlio, fa che sperimentando ogni giorno nel nostro corpo il mistero della morte, sorretti dalla speranza eterna, Portiamo a tutti il lieto annunzio della risurrezione. Ecco. Come portiamo a noi, noi alle persone l'annuncio della risurrezione? Risurrezione cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una vita di morte che può essere completamente cambiata in una vita di vita attraverso la testimonianza. Come vive un risorto in Cristo? Come vive? Cosa dice Gesù? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ho detto in un'omelia recente, feriale, c'era il passo di San Giovanni che dice: Dio non ha mai visto nessuno, ma se ci amiamo a vicenda, Dio rimane in noi e noi in Lui. Allora, dov'è che si può vedere Dio in questo mondo? Nessuno lo può, lo può vedere. E dov'è che tu lo, lo vedi, lo cogli, lo percepisci un po'? Dove vedi l'amore? Facciamo vedere un pochino d'amore eh? e certamente le persone avranno un barlume. Di quello che Dio è, quel barlume tocca il cuore e la coscienza e apre la possibilità di un cammino. Anche questo ci insegna l'essere di Maria, avvocata dell'umanità. Ci sentiamo se Dio vuole, ragazzi, la prossima settimana. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.